Viene presentato il 30 dicembre Rai 10 Aeree. Da cosa nasce questo titolo? Questo titolo nasce dal fatto che le poesie le scrivo grazie a dei suggerimenti che mi vengono dall'aere, da un ambiente che è sconosciuto, arrivano questi suggerimenti e io li colgo e li trasferisco su carta. Beh, il libro è anche una raccolta delle tue esperienze a partire dall'infanzia torni in partese. Sì. Esistono delle situazioni che uno ha vissuto nell'infanzia e poi vengono a galla e ci stanno due o tre poesie che ricordano sia la mia infanzia proprio tenera, si parla di quando avevo 3 o 4 anni, e poi dell'infanzia vissuta con i miei amici attorno in parte, in particolare con Claudio e Mario, i miei fratelli, che ci divertivamo a giocare per le strade e a vedere svolazzare, ad esempio di notte, degli esserini che giravano intorno alle lampade notturne e noi ci divertivamo ad inseguirli. Questo era un po' un passato ormai dimenticato, ormai non si usano più queste modalità di frequentazione notturne delle nostre strade, e quindi anche i pipistrelli che volavano intorno a questi elementi che sono le lampade, quasi non si vedono più, scomparsi come sono scomparse le lucciole, e quindi come è scomparsa anche la nostra gioventù. Accanto a queste poi ci sono delle poesie ispirate molto alla natura, all'ambiente, alle montagne, al bosco e alle riflessioni personali che ognuno di noi ha e che ho cercato di tradurle in qualche strofa. Che cosa rappresenta per te il bosco? Il bosco è un'avventura, il bosco è qualcosa che scopri man mano che cammini. Ogni angolo, ogni svolta del bosco è una novità, e i rumori del bosco che cambiano a seconda delle stagioni sono molto evocativi e quindi mi stimolano sempre ad osservare e soprattutto a captare quello che mi suggeriscono queste situazioni che spesso sono inaspettate. Quindi è la scoperta di un ignoto che si vive al momento, l'ignoto che si palesa man mano che si affronta il bosco, si scoprono dei cespugli, si intravede una luce, si sentono dei rumori, il fruscio delle foglie, e questo poi suggerisce, no, le strofe. D'altronde l'affetto alla natura, va a intaccare soprattutto questo periodo riguardo il clima che non è dei più favorevoli. Certo, il clima è un grosso handicap per noi e che sarà ancora più forte per le generazioni future, visto che abbiamo tutti i riscontri di un clima che sta cambiando molto rapidamente e nonostante questo i politici, la politica non si occupa di queste situazioni se non attraverso dei commenti, delle affermazioni che poi trovano riscontro poche volte, perché poi l'intervento a limitare il CO2 e gli altri inquinanti sono veramente ridotti e quindi non ci possiamo fidare di quelli che sono gli interventi che i politici promettono. Ci servono ormai prove di realtà che non si vedono. Che cosa rappresenta per te la pubblicazione di questo libro? È un po' una sfida. Io all'inizio di quest'anno non credevo che si potesse arrivare diciamo, alla pubblicazione di queste strofe. Ho approfittato del suggerimento di amici e amiche che volevano che io
raccogliessi in un volume queste cose, ho approfittato di loro e le ho coinvolte, nel senso che ho chiesto loro di aiutarmi nella selezione di oltre circa 400 poesie. Ne abbiamo raccolte un po' più di 90. E mi sono convinto perché attraverso la selezione fatta a più mani spero che sia venuto a galla un po' il meglio di quello che io ho scritto. E posso presentarlo, proprio tenuto presente che la selezione è stata operata non solo da me, ma da altre persone di cui mi fido e che penso abbiano colto il meglio di quello che ho scritto. Quindi il libro è un invito a chi lo legge a uscire di casa e lasciarsi ispirare da ciò che lo circonda. Sì, guarda, le radici aeree, bisogna ricorrere alle radici aeree, perché le radici aeree sono quelle che mi hanno suggerito proprio la scrittura. E quindi io suggerisco a chiunque di cogliere questa essenza sublimata della nostra vita e trasformarla in qualcosa di scritto, sia sotto forma di versi o sotto forma di racconti, per esempio. Grazie mille. Grazie a te.